Presentata questa mattina al Palazzo Arcivescovile la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2018. Quest'anno l'apice dell'evento sarà la celebrazione ecumenica che si terrà in cattedrale venerdì 19 gennaio alle 19. Il momento liturgico sarà caratterizzato dalla conclusione del 500° anniversario della riforma luterana e dal ringraziamento per i 40 anni di cammino ecumenico a Catania. Vivere l'evento, l'incontro del 19 gennaio in un contesto molto significativo che ha interessato anche la nostra comunità ecclesiale. Mi riferisco all'anniversario 500 anni della riforma, mi riferisco anche al 40° anniversario del cammino che abbiamo fatto qui come comunità ecclesiale a Catania, il cammino ecumenico. Sono due contesti che hanno arricchito e vorranno arricchire questa celebrazione, e il momento è quanto mai importante per ringraziare il Signore che ci ha permesso di camminare insieme, e vogliamo trarre da questa celebrazione così caratterizzata rinnovate energie per proseguire il nostro cammino, per dare testimonianza, per crescere nell'unità, per essere così fedeli alla missione che Gesù ci ha affidato. Sono qui per ringraziare anche il ricordo del 500 anni della riforma. Il 31 ottobre 1517 era Martin Lutero che ha affissato sulla portale della chiesa in Wittenberga 95 tesi per riformare la chiesa. Questo abbiamo celebrato l'anno scorso in tutta l'Italia e anche qui in Sicilia con i fratelli e sorelle delle altre chiese cristiane insieme. E secondo me in un programma diverso per andare insieme in senso ecumenico. Sono qua come testimone di questo cammino che si è svolto in questi ultimi 40 anni a Catania, un cammino che ha visto unite le chiese evangeliche, ovviamente la Chiesa Cattolica, nella ricerca della comunione spirituale, della conoscenza della Scrittura e di una fraternità che non vuole dimenticare i temi della pace, della giustizia e dell'accoglienza.